Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Io non penso di aver mai iniziato un vlog in condizioni così disastrose come oggi. Sono struccata e in pigiama e sto bevendo la mia acqua. Sono in camera di mia mamma perché in camera mia, come tutte le mattine d'estate, batte il sole fortissimo e ho dovuto abbassare le tapparelle per cercare di migliorare la temperatura, che è temperatura sole, come dico io, però non credo di esserci riuscita. Tanto per farvi capire, non ho ancora avuto il coraggio di andare a rifarmi il letto, cosa che prima o poi dovrò fare, non posso rimandarlo per sempre, ma ci tenevo comunque a registrare la clip del vlog in una stanza più luminosa in cui non rischio di sciogliermi in diretta. Intanto mi siedo perché mi trema tantissimo la mano stamattina, non ho idea del perché, visto che di solito succede solo con la macchina fotografica perché è più pesante del telefono e invece i vlog li registro sempre con il telefono, ma non facciamoci domande. La domanda che invece potrebbe sorgervi spontanea, anzi non credo di aver detto l'orario, comunque sono le 10:30, quindi la domanda che potrebbe sorgervi spontanea conoscendomi è perché alle 10:30, intanto mi sdraio così riesco a tenere meglio il telefono, io sia ancora in queste condizioni. Visto che sono una delle persone più mattiniere che io conosca, anche d'estate mi sveglio alle 7 e inizio subito dalla mattina a prepararmi, a fare mille cose, ma ieri sono tornata tardi dalla montagna dopo passato il weekend, poi vi racconto anche, quindi stamattina mi sono concessa una mezz'ora in più di sonno al posto che alle 7 mi sono svegliata alle 7:30 e dopodiché ho fatto colazione e mi sono messa a rispondere a tutti i commenti su YouTube, tutti i commenti su TikTok e a tutti i direct su Instagram e ai messaggi su Pinterest. È stato un processo molto lungo che mi ha rubato un paio d'ore e sono stata molto contenta di, in realtà, di leggere tutto. E è difficile, mano a mano che diventano sempre di più i commenti, i messaggi, starci dietro, però è una cosa che mi piace veramente tanto perché mi piace leggere ciò che scrivete, ciò che pensate dei miei video o di me in generale. E anche perché fortunatamente ricevo davvero pochi commenti negativi, pochissimi, e invece leggendo i commenti positivi mi sento super circondata da positività, amore, eccetera, ed è una sensazione molto molto bella e quindi sono contenta di essermi presa questo tempo per me e per voi stamattina. E adesso però è il momento di prepararsi. Sto anche aspettando mia mamma, che è andata a prendere la brioche a me e a mio fratello. E ho già fatto colazione, penso di averlo anche detto, però vabbè, oggi faccio questo sgarro anche perché ieri ho camminato una cosa come 12 km in salita e discesa in montagna e penso di essermela meritata questa brioche, e ogni tanto uno sgarro non fa mai male. Però ora smetto di parlare e andiamo a prepararci insieme perché non ce la faccio più a stare in pigiama, anzi mi devo mettere qualcosa di più leggero, di più corto, perché questa maglietta, nonostante sia a maniche corte, io l'abbia anche accorciata con un nodo, poi la dovrò far accorciare meglio, magari, non lo so, da mia nonna o da qualcuno, per farla un po' più corta perché è veramente lunghissima. Comunque, nonostante sembri molto leggera, in realtà è di un tessuto insopportabile e quindi non vedo l'ora di cambiarmi. I pantaloncini invece io li amo, vi giuro, sono la cosa più comoda di questo mondo, li terrei per sempre, ma stare con il pigiama non mi aiuta ad essere produttiva. Ecco finalmente le brioche, sono tre, e un bombolone alla crema che lascia mio fratello perché a me non fa neanche più di tanto impazzire. Io mi prendo questa brioche gigante, ripiena di cioccolato, che amo. Buona seconda colazione a me! Eccomi, ho messo anche gli orecchini così vi posso dire dove li ho presi prima che mi dimentichi se li metto dopo. Sono di H&M, come quasi tutti i miei orecchini, tranne questi qui a pallina con tutti i brillantini, che se avete visto lo scorso vlog sapete sono quelli che mi hanno messo quando sono andata a fare i buchi nuovi settimana scorsa, sia di qua che di qua. E a proposito di quelli, sta andando tutto bene, li sto disinfettando tutti i giorni e il dolore, questo praticamente mi è già passato, questo invece è un po' più critico, però spero guarisca presto. E per quanto riguarda l'outfit, eccolo qua, la camicetta che non si vede ma è a righe sottilissime,
bianche e rosa, è di Subdued, però di tantissimi anni fa, quindi escludo la possiate trovare uguale, ma magari trovate delle alternative, perché mi sembra stiano tornando di moda. E i pantaloncini sono i soliti di Zara, che metto in casa nonostante siano di jeans, perché sono comodissimi, e stavo pensando di prenderne un altro paio di jeans o altre due paie di jeans, sempre di Zara, perché sono i migliori secondo me, e però sto valutando se prenderli online o se andare effettivamente in un negozio magari il prossimo weekend. E comunque questi sono di questo blu così, e quelli che vorrei prendere sono di una sfumatura di jeans più chiara, visto che quelli che ho mi sono piccoli ed erano di Subdued, e mi sembra che li avessi presi da mettere con questa camicetta e poi un jeans nero, perché quelli che avevo li ho dovuti scartare perché anche quelli mi stavano corti barra piccoli. E quindi urge assolutamente, perché io adoro i pantaloncini di jeans in estate. Ora mi vado a preparare e poi probabilmente cambierò anche l'outfit nel corso di questa giornata, perché devo fare un po' di cose, devo registrare un po' di TikTok e scattare un po' di foto, e quindi mano a mano cambio l'outfit, però per ora è questo qui. Oggi per pranzo abbiamo un po' improvvisato e mangeremo prosciutto con il pane, e abbiamo messo anche in tavola questo formaggio, anzi questi due formaggi che sono fontina e scamorza, e l'insalata con cetrioli, carote e pomodori secchi. Buon appetito! Vi avevo avvertiti sul possibile cambio d'outfit, infatti mi sono cambiata per la decima volta oggi, e in quest'oretta in cui ho cambiato come minimo 10 outfit ho registrato un po' di TikTok per essere pronta per i prossimi giorni, così da non dovermi, tra virgolette, tra molte virgolette, stressare per capire quando, come e perché registrare TikTok. E a proposito di dove, come, quando e perché, devo scattare qualche foto per Instagram, perché è un po' che non pubblico effettivamente sul feed, ma solo nelle stories. E a proposito di stories, ho messo già il box delle domande con scritto di farmi domande a tema film e serie TV. Ma ritornando alla questione post, devo scattare perché l'ultimo post risale più o meno a una settimana fa. E però non so ancora bene che foto fare e dove, e vestita come, e truccata come, ma si vedrà. Nel frattempo, pausa, acqua, limone e tanto ghiaccio, perché ci sono, non lo so, veramente sarò ripetitiva, ma io sento questo caldo micidiale. In più in estate in montagna fa comunque fresco, e quindi questo weekend non ho sofferto per niente il caldo. Anzi, quasi il freddo, e ora che sono tornata non mi sembra vero che faccia così tanto caldo e ci sia così tanta afa, ma fa niente. L'unica cosa che vi posso consigliare per sopravvivervi è che poi mi piace un sacco l'acqua con il limone o l'acqua aromatizzata in generale con la frutta. Solo che in questo momento non ho frutta in casa, infatti come tutti i lunedì mi avevamo mandato a fare la spesa, e quindi vabbè, l'ho fatta con quello che avevo. Ciao! Mia mamma è tornata dalla spesa, ha preso queste barrette della Enervit che sono le mie preferite in assoluto dopo tantissimo tempo. Ci sono queste qui al cioccolato che hanno 143 calorie, e sono quelle con più calorie. Poi ci sono queste al cocco che ne hanno un po' di meno, infatti ne hanno 125. E poi un pregio di queste barrette è che hanno anche pochi grassi, quindi sono perfette per la dieta. E poi ci sono le ultime, che sono le mie preferite in assoluto, infatti dopo ne mangerò una, che sono al caramello salato e hanno anche meno calorie perché ne hanno 119. Io, come una bambina, super contenta e anche consapevole che finiranno in veramente poco tempo. Ennesimo cambio di outfit della giornata, ho voluto ricreare un trend che andava di moda su TikTok qualche tempo fa e che io non pensavo nemmeno fosse possibile. Infatti, il top che sto indossando non è un vero e proprio top, ma una bandana legata dietro. E io non pensavo fosse effettivamente possibile che una bandana riuscisse a essere, ad arrivare dietro la schiena, ecco, e invece evidentemente avere poco seno ha qualche vantaggio, e è un bene perché qualche anno fa ho avuto per un'estate la fissa delle bandane, del tipo che ne ho comprate
Cioè, no, non so quante siano, ma io non so cosa pensavo di farci. Ma probabilmente quell'estate che le ho comprate andavano anche di moda, in testa, al polso. No, mi ricordo che io le mettevo al polso più che in testa. Ma non sapevo più cosa farci, se buttarle, regalarle, tenerle. E meno male che ho scelto di tenerle perché ho capito come le sfrutterò. E ovviamente non per andare in città, ma per andare in spiaggia è un perfetto top. Poi è molto fresco perché dietro è completamente aperto e poi anche qua sotto passa abbastanza aria. E sì, la mia camera è un disastro. Sono tutti i cambi di outfit che ho fatto oggi. Adesso me ne metto uno definitivo e stasera mi sa che la cena la preparo io. Sono le 6, stanno suonando le campane, quindi sì, sono le 6. Visto che ne stiamo già parlando, vi faccio vedere la mia collection di bandane e subito dopo la mia collection di costumi, perché sono nella stessa scatola e anche nella scatola rosa lì dietro. Le bandane sono quasi tutte prese nello stesso posto perché prese la stessa estate, tranne, vi faccio vedere subito quelle che sono incerta anche di poter utilizzare come top perché non sono dello stesso tipo di queste, quindi potrebbero essere più piccole e non allacciarsi, ovvero queste tre. Queste non sono sicura, però la stampa non è la stessa, quindi boh, però la misura mi sembra uguale. Vedrò, le proverò, anche se non è super estiva, quindi anche se non mi va bene come top, non fa niente. Questa invece sono sicura che è più piccola di tutte e quindi non potrò purtroppo utilizzarla come top, anche se mi sarebbe piaciuto, sia perché il rosa è un colore super estivo, ma anche perché questo rosa sta benissimo secondo me con l'abbronzatura, ma magari la utilizzerò come bandana legata in testa o qualcosa del genere, perché mi sono dimenticata prima, ma va di moda anche quella, perché ho visto diverse acconciature con la coda o le trecce e la bandana sopra, sempre su TikTok. Poi l'ultima, che non sono sicura vada bene di misura, è questa nera, perché anche questa è vecchia, chiamiamo così, diciamo così, e però mi piace tantissimo la stampa, quindi spero vivamente che riesca ad utilizzarla, altrimenti la utilizzo anche questa come bandana in testa. Invece quelle che sono sicura mi vadano bene come top, perché sono della stessa misura di quella rossa che sto indossando, sono questa turchese, che è un po' alterata come colore dalla videocamera, ma è di un turchese più intenso. Qui sembra più azzurro. Poi questa blu, perfetta per il mare come quella. E poi questa nera, che non è estiva, però il nero sta bene con tutto. I costumi sono divisi in due scatole. Primo motivo perché non ci stavano tutte in una, secondo motivo perché in questa scatola tengo quelli che utilizzo sul terrazzo di casa mia per abbronzarmi, mentre in quella tengo quelli che effettivamente poi porterò al mare. Iniziamo da questi e vabbè, andiamo in ordine. Questo è del mercato del mare ed è fatto a quadretti lo slip, la forma degli slip è tutta uguale, tutta semplice e nulla, taglio classico e i cordini ai lati, mentre il top è a fascia, anche se c'era anche il filo ma non l'ho mai usato, quindi forse l'ho anche perso, ed è fatto a fiorellini verdi. Me lo avete visto anche l'estate scorsa in qualche foto su Instagram, se non mi sbaglio. Poi c'è il secondo, che è il fake triangle, che era quel bikini che andava di moda tantissimo 4 anni fa, e io l'ho preso fake qualche anno dopo, solo per il gusto di averlo, anche se non l'ho utilizzato tantissimo, e anche questo aveva le spalline che ho perso. Dovrei smetterla di togliere le spalline, arrivo a questa conclusione soltanto. Il sopra è fatto così, mentre il sotto così, con gli angoli bianchi. Poi questo è di Yamamay, si vede dalla farfallina qui, ed è arcobaleno. Questo non è male, non è neanche rovinato perché non l'ho messo tantissimo, quindi potrei rivalutarlo. Anche perché secondo me tutto colorato così con l'abbronzatura sta bene, non so perché l'abbia messo qui.
Poi, sempre sulla linea gialla, c'è questo slip normalissimo. Ah, mi sono dimenticata, lo slip di questo è identico. Lo slip normalissimo di Ite Zenis, sì, giallo fluo. E il top, questo mi sa che mi va anche piccolo, quindi lo regalerò o lo darò via. Fatto a fascia con i patch. Unicorno gelato, la scritta Y e gli occhiali, sempre di Ite Zenis. Poi abbiamo una cuffia da piscina, vabbè, e questo che è di H&M, che è forse il più vecchio tra tutti, fatto con una stampa tropicale di questo salmone. Bellissimo, questo l'ho usato veramente tanto, sempre a fascia e con la balsa sul pezzo sopra. Il pezzo sotto è normale. L'ultimo è questo, che quando mia mamma me l'ha regalato l'ho chiamato il bikini di Elettra Lamborghini, perché è tutto leopardato e arcobaleno. E anche questo potrei considerare di ritirarlo fuori, di portarlo al mare, perché quest'anno va di moda l'animalier e anche i colori. Ho fatto bene a non buttarlo ed è di Calzedonia. Il sotto è fatto, vediamo se riesco a mettervelo. Ok, è fatto così. Ora passiamo ai costumi lì dietro, che forse è meglio che, non lo so se riesco a farveli vedere così. No, sì, perché sono anche più larghi. Abbiamo. Ok, abbiamo un costume, che è quello con cui mi sono fatta l'abbronzatura a chiazze, e infatti io sono abbronzata con questo segno. Storia simpatica. È rosa fluo, bellissimo, uno dei miei preferiti di Calzedonia. E mi piace soprattutto per i bordi in questo modo, un po' meno quando mi abbronzo con la forma dei bordi. Un altro tra i miei preferiti è dell'anno scorso ed è di Ite Zenis, se non sbaglio, ora vi cerco l'etichetta. Sì, con i peperoncini e queste balze. Meraviglioso. Il mio preferito in assoluto, credo. Lo slip è uguale. Poi questo l'ho preso al mercato, al mare, con un'altra stampa tropicale, anche questo stupendo. E lo slip di questo è un po' più a brasiliana. Così. Poi c'è questo, sempre preso al mercato, bianco, sempre stampa tropicale, mi piace tantissimo una stampa del genere. E l'unico difetto è che schiaccia un po' tutto, quindi se devo essere sincera non mi dona molto, ma io lo adoro lo stesso, soprattutto per il dettaglio qua verde ricamato. Poi, andando sotto, andiamo nella parte di quelli più nuovi. Escludiamo questo tra quelli nuovi perché non è assolutamente nuovo, anzi, è di Yamamay ed è quello che ho utilizzato di più perché amo questo colore su di me con l'abbronzatura veramente top e utilizzo anche il sopra con il sotto di questo costume qua. Anche se non sono proprio lo stesso blu. Non so. Comunque il sopra è fatto a triangolo. È un po' rovinato, ma l'ho usato tantissimo, quindi la qualità è perfetta. Poi, questi li avete già visti, questo è di Shein con la coppa, l'ho preso quest'anno, quindi lo trovate ancora, se vi trovo il link ve lo lascio nell'info box, con la coppa rigida e le balze. Ed è più o meno lo stesso modello di questo. L'unica differenza è la coppa rigida che delinea molto di più il seno, a parer mio. E anche, vabbè, le spalline dietro che sono diverse, ma non credo interessi a qualcuno. E invece lo slip, mi viene già da piangere all'idea di dover sistemare il casino che sto facendo, lo slip è normalissimo rosso. E poi ci sono i miei due costumi interi, che sono questo preso da Zara bambino. Sì, è la taglia più grande, però è di Zara Bambino.
con le righine bianche e azzurre, stupendo, sempre con le rouge qui. E poi questo di Shein, che è sempre stato il mio sogno e finalmente quest'anno l'ho realizzato. Anche questo le coppe dentro, ed è così, non è propriamente intero perché ha lo spacco in mezzo sulla pancia, però è unito. E poi la spallina si può regolare come meglio si crede, perché è un nodo che ho fatto io e io l'ho stretto al massimo. L'unica pecca di questo è che è un po' largo, ve l'avevo già accennato su Instagram, forse è un po', sì, è un po' larghetto. Ah, mi è venuto in mente ora che ve li avevo già fatti vedere in un video haul, questi due, anche questo. Fa niente, li avete rivisti. Ecco, indovinate a cosa mi dedicherò nei prossimi 20 minuti. Stasera cuciniamo il pollo con, non so se gli anacardi o le mandorle, dobbiamo ancora decidere, ma il procedimento è praticamente lo stesso. E mia mamma ha già preparato in questa padella lo zenzero grattugiato, la cipolla e lo scalogno. Poi le chiedo conferma, mentre, e l'olio ovviamente, mentre da questa parte io ho il compito di tagliare il pollo. E lì c'è la salsa di soia. Poi vi lascio il link alla ricetta sotto nell'info box se volete ricrearla, perché è una delle mie preferite, io veramente la amo e infatti avete già visto il piatto in diversi miei video, perché veramente anche d'estate che fa più caldo, quindi magari i piatti caldi non sono il massimo, io lo adoro perché lo zenzero lo rende super fresco. E poi io adoro in generale il pollo ed è una carne molto magra. Eccoci qua, ho appena arrotolato, non credo proprio sia il termine tecnico, ma è l'unico che mi viene in mente adesso, il pollo nella farina. Io ho usato questa e se sentite il rumore in sottofondo è il mio cane che respira, è sempre lui. E adesso l'ho messo qui dentro per togliere la farina in eccesso. Dopodiché qui nella padella che ho appena acceso a fuoco basso c'è solo cipolla e zenzero, ho chiesto conferma, era sempre cipolla, anche quella proprio tutta bianca e non con i pezzetti viola, e dobbiamo aspettare che si ammorbidisca, in pratica che si cuocia, per poi aggiungere il pollo. E lì, anche lì ho chiesto conferma, è solo salsa di soia. Ora metto un po' in ordine e aspetto. Abbiamo deciso di farlo con gli anacardi che sono in questa padella a tostare e qua abbiamo aggiunto il pollo, poi aggiungeremo anche la salsa di soia tra un po' e sarà pronto. Sono tornata in camera mia e la cena tra parentesi era top. Adesso rispondo alle domande, ad alcune domande del Q&A su Instagram, dopodiché mi faccio una doccia perché tra un'oretta devo uscire con delle mie amiche, non farò niente di particolare, staremo un po' in giro così a parlare, e quindi vi saluto qui anche perché sono già mentalmente in ritardo, lo dico sempre, ma è una costante nella mia vita. Se c'è una cosa certa nella mia esistenza è che sarò sempre perennemente in ritardo, non importa a che ora inizi a prepararmi. Devo uscire alle 9:10, sono le 8, io ho un'ora, per alcuni un'ora potrebbe essere un tempo infinito nel quale fare una miriade di cose, io lo spenderò a prepararmi. A parte gli scherzi, no, penso che stasera non sarà così perché sarò molto easy, mi metterò qualcosa di semplice addosso, non mi truccherò perché la mia pelle è molto migliorata. E ho anche preso un po' di sole ieri, quindi sono anche un filino abbronzata. L'abbronzatura qua, il segno è anche quello una costante, non andrà mai più via, ce l'ho tatuato. E ci tenevo a concludere qui il vlog, anche perché ho paura di non riuscirci dopo. Quindi se questo video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un pollicino in su e commentate qui sotto con un emoji...
che volete, se siete arrivati fino alla fine, o commentate che siete arrivati fino alla fine. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, andatemi a seguire su tutti i miei social, in particolare su Instagram, che come al solito trovate qui sotto nell'info box. Io vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. What if I am crazy, crazy, crazy.